Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Il torneo regionale esordienti e le gare nazionali alla Bocciofi Loikos Fossombrone. La gara regionale alla Bocciofila Cameranese. Il ricordo del professor Salvatore Veltre a Monte San Vito. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. La Bocciofila Loikos Fossombrone, sempre in prima linea per l'attività sportiva e sociale, ha organizzato, e anche questa volta grazie ai suoi grandi amici sponsor, il trofeo Berloni Bagno, gara nazionale giovanile per la categoria allievi, il trofeo Tempi, gara nazionale per la categoria ragazzi, il trofeo Confartigianato, gara regionale per la categoria esordienti a squadre. E ecco la nostra cronaca e le nostre immagini iniziano proprio dal torneo regionale esordienti a squadre, che ha visto la partecipazione di 40 giovanissimi, per la maggior parte provenienti dalle scuole di bocce del comitato di Pesaro Urbino e anche con la presenza di società degli altri comitati provinciali delle Marche. Divisi in 10 squadre, i giovani neofiti delle bocce hanno dato vita ad una bella gara con i giochi alternativi, dove tutti si sono impegnati al massimo, seguiti dai tecnici, dirigenti e familiari al seguito. E quando ci sono queste manifestazioni giovanili, al di là dei numeri, al di là degli aspetti tecnici ed agonistici, c'è sempre una grande gioia per tutti. E gli amministratori del comune di Fossombrone, sempre vicini a questa società, non possono che esprimere il loro apprezzamento per le organizzazioni della Bocciofila di Fossombrone. Orlando Lustrisimini, assessore allo sport del comune di Fossombrone. Questo proprio veramente fa piacere, perché i giovani sono sempre, no, il futuro della società, e è opportuno che comincino a frequentare certi ambienti piuttosto che altri. Perciò ancora una volta complimenti alla società, alla Loikos, a tutti quelli che contribuiscono per mantenere e andare avanti con questa iniziativa. E ora ascoltiamo il vice sindaco del comune di Fossombrone, Michele Chiarabigli. L'associazionismo a Fossombrone è molto vivo e questo, come amministrazione comunale, ci rende molto orgogliosi e speriamo di continuare, pur con le difficoltà economiche, all'insegna di questo trend, diciamo, enormemente positivo. Ma voi una mano gliela date alla Loikos Fossombrone? Noi cerchiamo di dargli una mano, ma spesso più volentieri sono più loro che ci danno una mano a noi che noi a loro. Però questo dimostra lo spirito di collaborazione che c'è con l'amministrazione. E noi anzi approfittiamo per ringraziare sia il presidente e tutto il direttivo dell'associazione Bocciofila. Ci scusiamo per l'audio delle interviste, e con quest'audio purtroppo intervistiamo anche qualche giovane. Eccola qua, Stella di Mon San Polo del Tronto. Ciao. Secondi. Sì. Soddisfatto? Sei contento? Sì, molto. Molto. Tu? Sì. Anche tu. Bene, questi sono i secondi classificati di Fossombrone, evviva! Ciao! Ciao! Come va? Bene? Bene? Sì, anche se la partita è stata difficile. Quanti punti avete fatto? 369, siamo arrivati quinti. Quinti? Mi sa, però io ho guardato. Lui ha guardato, quindi. Quinti. Scuola Meta Orense Bocce. E forse è meglio chiudere questo torneo regionale esordienti, cerimonia delle premiazioni, con una bella canzone. In questo mondo c'è rotto rotto che fa fatica a crescere. Mi sento tanto come un biscotto lasciato troppo dentro al tè. E cerco un po' del copaleno per spazzare il grigio via dal cielo. Una boccata di sereno come antidoto al veleno che vedo, perché lo sai, io credo che a
E siamo alla presentazione degli 8 finalisti delle due gare nazionali, categoria ragazzi, Lorenzo Biagioli, Ancona 2000, e poi tutti della Bocciofia Lucrezia, Chiara Gasperini, Flavia Morelli e Fernando Maruccio. Nella categoria allievi troviamo Matteo Lucchetti, Olimpia Marzocca, Michele Scapichi, Città di Bastia, Perugia, Luca Miconi, Matelica, Fabio Battistini, Oikos Fossombrone. In campo troviamo Lorenzo Biagioli contro Flavia Morelli, Chiara Gasperini contro Fernando Maruccia, Fabio Battistini contro Luca Miconi, Matteo Lucchetti contro Michele Scapicchi. E allora andiamo a vedere come sono andate a finire queste 4 semifinali. Iniziate presto e speriamo che finiscano abbastanza presto. Comunque la gara sicuramente finirà in un orario decente. Sono nettamente in vantaggio sia Matteo Lucchetti su Scapicchi che Fabio Battistini su Miconi. Abbiamo visto il 4-0 per il giocatore di casa. Questo accosto è di Matteo Lucchetti ed è il secondo punto. E forse è arrivato anche il terzo, senz'altro è arrivato il terzo, 5-0 per Matteo Lucchetti. E andiamo a vedere cosa sta succedendo nella categoria ragazzi. Equilibrate le prime fasi di entrambe le semifinali. E ora vediamo anche fra gli spettatori. Ci sono due grandi amici, c'è uno che accarezza le bocce. Tutti concentratissimi nelle loro partite di semifinale. E ora vediamo che è arrivato anche il presidente Mariani. E da qua vediamo che Lorenzo Biagioli è passato a condurre per 10-8 su Flavia Morelli. Michele Scapicchi ha ridotto le distanze, ha recuperato, ora si trova sul 6-9 contro Matteo Lucchetti. Ed è Fabio Battistini a condurre per 9-3 su Luca Miconi. La bocciata, l'errore di Scapicchi, mentre vediamo ancora un bel gioco per Flavia Morelli che ha pareggiato 10-10. Che partita! E ora Matteo Lucchetti è arrivato a un solo punto dalla vittoria, 11-6, il parziale a suo favore. Mentre Fabio Battistini è sempre più vicino alla vittoria. E la vittoria l'ha già conquistata Lorenzo Biagioli e se ne va perché ha perso Flavia Morelli. Ed era ormai scontata la vittoria di Matteo Lucchetti che approda così alla finalissima della categoria allievi. Ha superato Michele Scapicchi che veniva dalla Città di Bastia, comitato di Perugia, ed è la vittoria di Fernando Maruccia nell'altra semifinale della categoria ragazzi. Maruccia in finale contro Lorenzo Biagioli. E c'è rimasta soltanto una semifinale da chiudere. 11-4, partita a terra per Battistini, gliela lascia Luca Miconi. In finale Fabio Battistini, Oikos Fossombrone. Battistini Lucchetti nella categoria allievi. Maruccia Biagioli, come già detto, nella categoria ragazzi. E parte subito bene Biagioli con 2 punti a terra. Ancora 2 bocce da giocare. Sta arrivando il terzo punto e probabilmente arriverà anche il quarto. Sembra una partita facile questa per Lorenzo Biagioli contro il più giovane Maruccia. Sembra, poi vedremo. Ma lo vediamo subito perché Biagioli ha sbagliato diverse bocce. Ora Maruccia, vediamo. Viene all'accosto, punto a terra, perfetto il suo accosto, secondo inserito, e sta arrivando bene anche il terzo accosto.
Sono 3 punti, ultima boccia. E Fernando Maruccia non si è lasciato sfuggire questa ghiotta occasione per pareggiare 4-4. Battistini, Fabio Battistini, avanti. Avanti 4-2. Ancora Fabio Battistini all'attacco, colpisce e va bene a punto. Siamo sul parziale di 6-2. Vediamo, bella bocciata di Maruccia, che ora si porta a condurre per 6-5. Errore di Matteo Lucchetti, l'accosto Battistini. Sono 2 punti, siamo arrivati sul 10 e ora sull'11-2, l'errore per ora colpisce Matteo Lucchetti, tiro sul pallino, salvataggio non riuscito e la vittoria per Fabio Battistini. Ecco qua, sprizza di gioia da tutti i pori, vincere in casa fa sempre piacere, eh? Sì, e poi è la prima volta che vinco il girone di questa gara, vincere subito la gara è un'emozione forte, molto forte. Dedica. Allora, intanto a tutte le persone che sono qua, poi al presidente che non ci perde mai di vista. Esatto. Al CT Simone Marini, che domani dobbiamo andare ancora a Dumila a giocare a ritorno. E poi dedica speciale alla mia prof d'italiano che va in pensione. Che si chiama? Patrizia Mentarelli. Ah, complimenti. Che gliel'avevo promesso. Partita altalenante nel punteggio e anche nel gioco, una volta bello, una volta brutto, da entrambe le parti naturalmente. Comunque ora siamo sul 9-8 per Lorenzo Biagioli e il 10 a terra, 10-8. Ma ora Maruccia ha un bel gioco perché inserisce il secondo punto e pareggia 10-10. Insomma, partita comunque emozionante. Errore di Biagioli, poteva lasciare il gioco così, forse era meglio. Invece ha riposizionato Maruccia, non si sa su consiglio di chi. E ora Biagioli, ottimo l'accosto dopo un errore. Ora colpisce quello che aveva dichiarato Maruccia, ma lascia il punto a Biagioli. 11-10. E sull'11-10 c'è l'errore, cioè ha colpito ma non quanto basta per portarlo a fondo campo. L'errore di Maruccia e la vittoria di Lorenzo Biagioli. Giocate belle, giocate meno belle. Sì, per come era la finale è molto brutta. Però tutto sommato è stato emozionante. Sì. Hai vinto sul filo di lana. Sì. Ok, dai, una dedica. La dedico alla famiglia e alla società. Ok, alla prossima, sperando di giocare meglio. Speriamo. E chiudiamo con una battuta del grande presidente dell'Oikos Fossombrone, Umberto Euseppi. Grandi soddisfazioni, Roby, oggi, grandi soddisfazioni. Sono contentissimo, Mauri, ma non solo per Fabio, ma per un insieme tutto, di cose. Per un insieme di cose. Grazie, tu c'hai sempre un insieme di cose. Sono contento. Il lavoro paga, ma... Certo, certo. Qualche secondo di pubblicità, poi la gara regionale di Camerano e il ricordo del professor Salvatore Veltre a Monte San Vito. Restate con noi. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. La bocciofila cameranese ha organizzato il 6° trofeo città di Camerano,
gara regionale a gironi serali con 393 giocatori partecipanti, 180 per le categorie A e B e 213 per le categorie C e D. Una bella gara, ma che, come abbiamo sempre detto anche nelle precedenti edizioni, qui alla Cameranese i ricordi migliori sono quelli del lontano passato, quando si organizzavano le gare nazionali e le parate dei campioni. Ma tant'è, i tempi e le persone cambiano, alcuni sponsor prestigiosi non ci sono più e allora bisogna accontentarsi. Del resto, alle fasi finali di questa gara sono approdati campioni e allora diciamo alcuni nomi: Baffi, Mosconi, Giampaoli, Palmini, Lampa, Conti, Diego e Cristian, Ciarmatori nelle categorie C e D, Pigini, Onofri, Cicetti, Morbidelli, Ombrosi, Cesini, Patrignani, Monachesi nelle categorie A e B. Ora vi sorprenderete, ma in questo servizio, contrariamente al solito, non ci sono interviste e qualcuno ne sarà anche soddisfatto. Ci dispiace comunque per i vincitori, che speriamo di avere altre occasioni per intervistarli, per i dirigenti e le autorità con cui ci scusiamo. Certi problemi tecnici a volte sono imprevisti e insormontabili. Comunque, una breve battuta ce l'abbiamo, è quella del presidente della Bocciofila Cameranese, Armando Baldoni. Presidente, com'è andata la manifestazione di quest'anno? Io diciamo che è andata abbastanza bene, perché c'è stata una buona affluenza di pubblico e i giocatori pure sono stati abbastanza numerosi. Speriamo che anche l'anno prossimo di riuscire a fare una buona manifestazione. E così sei stato anche oscurato. E allora, caro Armando, oltre che omaggiarti di questo servizio, voglio dedicare a te e ai tuoi collaboratori anche questa canzone. Thank you.
Una semifinale della categoria B è stata vinta da Marco Cesini Ancona 2000 sul compagno di squadra Federico Patrignani. Nella CD Cristian Conti della Bocciofila Jesina ha superato Gino Lampa della Bocciofila Ancona 2000. Nella categoria AB Avelino Onofri Castelfidardo ha superato Paolo Ciccetti Città di Ostra. E infine nella categoria CD Guido Palmini Chiaravallese ha superato Samuele Mosconi Montesanto. E allora andiamo a vedere come si sono concluse le due finalissime alla Bocciofila Cameranese. Andiamo subito nella finale delle categorie maggiori. Avelino Onofri al tiro di volo, perfetta la sua bocciata. Replica. Guardate un po', Avelino Onofri si è presentato. Sta conducendo per 4-2 su Marco Cesini, ancora di volo sulle bocce corte di Cesini che gli fanno un bel gioco e si porta a condurre per 7-2. Ma chi è la 1 e chi è la B? E andiamo alla finale di CD con Guido Palmini Chiaravallese che sta conducendo per 3-2 su Cristian Conti Jesina. Conti ha spostato il gioco a fondo campo, il punto per il suo avversario. Sbaglia la bocciata sulla propria boccia, 4-2 per Palmini. Cesini, ultima boccia all'accosto, non prende il punto, 7-4 il parziale per Onofri che ora con l'ultima boccia inserisce il secondo punto e si porta sul 9-4. E mentre riprendiamo il 5-2 per Palmini, c'è Avelino Onofri che chiude vittoriosamente la sua finalissima, 10-4. E il 9-6 è per Guido Palmini che ora ha il decimo punto e la vittoria a terra, vince Guido Palmini, Chiaravallese. A un anno dalla prematura, improvvisa, dolorosa scomparsa del professor Salvatore Veltre, del nostro caro amico Salva, l'Istituto Comprensivo di Monte San Vito, dove lui ha insegnato tanti anni, ha voluto ricordare la sua figura di insegnante e di uomo straordinario in tutti i sensi, dedicandogli la palestra del Centro Sportivo Fratelli Cervi, che è stata il suo mondo di lavoro con tanti studenti che gli hanno voluto un mondo di bene e che non possono e non vogliono dimenticarlo. È stata ricordata la figura del professor Salvatore Veltre e le sue immense qualità didattiche, le qualità di una persona che ha dato tanto alla sua famiglia, ai suoi amici, al mondo delle bocce dove ha ricoperto negli anni svariati incarichi. No, Salvatore non potrà essere mai dimenticato né a Monte San Vito né a Senigallia né in tutte le altre località dove è arrivata la sua figura, le sue parole, la sua umanità. Per la scuola, ce lo ricorda la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Monte San Vito, Anna Maria Natalini.
I ricordi sono tanti, perché lui era una colonna del nostro istituto, era insegnante di educazione motoria, ma era anche RSPP, quindi responsabile per la sicurezza del nostro istituto, organizzava le gite scolastiche, era per noi diciamo una sicurezza e ha dato sempre, sia nell'attività motoria sia nelle attività anche sportive, ha dato sempre ai ragazzi questo input a coltivare una cultura dello sport sana, senza un agonismo esasperato, ma con un'idea di inclusione, di socializzazione, e quindi questo ci rimarrà, un professore che ha fatto amare la scuola ai ragazzi, e di questo la scuola ha bisogno di persone che portino dentro la scuola i ragazzi durante le lezioni, ma anche nelle attività extrascolastiche, e Salvatore in questo era un elemento molto aggregante. Ecco, io per quanto l'ho conosciuto, Salvatore era una persona precisa, perché quando ci davamo l'appuntamento ero sempre io che arrivavo un pochino in ritardo, tutte le settimane andavamo via in macchina insieme e mi diceva sempre Maurizio, vabbè, però si è fatto amare tantissimo dai suoi alunni, ecco, preciso, e si è fatto amare, c'era anche qualcosa in più nel suo carattere. Sì, c'era una grande generosità e una grande umanità, e il professor Veltre sapeva, guardava negli occhi la persona che aveva davanti e diceva ma ti vedo stanca, c'è qualche problema, quindi c'era questo prendersi cura dell'altro, sia fosse stato esso adulto o ragazzo, in particolare i ragazzi, ricordo come nei consigli di classe quando si parlava di voti, quando si stringeva sulle medie, lui diceva ma l'avete guardato negli occhi quel ragazzo, forse ha un problema, dobbiamo occuparcene, quindi questa sua estrema generosità, disponibilità e prendersi cura degli altri. L'idea della intestazione di questa palestra da chi è venuta? Allora, l'idea è proprio la partenza è venuta da un suo ex collega, perché eravamo in tanti l'anno scorso di questi tempi alle esequie del professor Veltre, e mentre parlavamo un suo ex collega, il professor Tonelli di Castelferretti, mi disse adesso sarebbe bello intitolargli quella palestra a cui lui teneva tanto, perché in effetti lui pur avendo ormai maturato tanti anni di insegnamento, quindi aveva assolutamente diritto a rientrare nella città dove abitava, che era Senigallia, lui però ci pensava sempre un po', ma non faceva mai la domanda di trasferimento, era legatissimo a questo paese, a questa comunità e alla sua palestra in particolare, insomma. Non bisogna essere chissà quanto grandi o importante per fare grandi cose, per le quali essere ricordati. E penso che Veltre era un grande ed ha lasciato dentro di noi un vuoto che nemmeno il più grande, bravo ed atletico prof di ginnastica potrà mai colmare. Addio, prof. La scarpa confortevole per i campioni.